Ho finito le torce. E il carbone. No, in realtà il carbone ce l'ho. Solo che è dentro qua. Posto. Torce. Ok. Mi è appena venuta in mente una cosa. Che io non ho la più pallida idea di come tornare su. Ok, qui c'è Mitri la volontà. 3. D'accordo, direi che è arrivato. È giunto il momento. Ta ta ta. E voi direte di cosa? Non lo so. No. Allora, creiamo un paio di fornaci e ci mettiamo a cuocere tutto. Cioè, non tutto. Questo. Mitri. Cioè abbiamo talmente tanto mitril che non ci sta neanche nella fornace. Dai, mettiamoci anche un po' di questi. C'ho una endstone. Ah sì, è vero, ho scavato. Tanto. Beh, comunque 400 di durability è ancora bello integro. Abbastanza di ametista. Boh. Ok, allora 4. Posso farmi i boots. Sì, aumentano la protezione. Infatti, se avete visto, è aumentata la barretta. Allora, questo mitri lo lasciamo lì. Tanto non lo cuocerò mai tutto. Mi devo fare una picca di barite, sì, perché tanto vabbè, ormai. Ma sì, dai, me la faccio, questa la metto a riposo e usiamo le picche di barite. Scaviamo molto più veloce, perdiamo molto meno tempo. E sono altri 4, intanto ci facciamo un giro qua attorno. Questo posto qua sotto va assolutamente controllato, perché secondo me è pieno. Là c'è uno spawner, sicuro. No, eh. Oro. C'è oro. Là in alto. E barite. Minchia, non mi fido assolutamente di quel vuoto enorme. 6. 7. Pantaloni. Meno 2. Siamo a 2 di jade. Boh, non so che cosa serve, non l'ho mai sentita neanche, cioè proprio non c'è nel forum. Dice, i minerali che ci si aggiunge a questa mod sono tot, tot e tot, a meno che non sia aggiunta da quella mod, ma da un'altra, ma non credo proprio, perché di mod che aggiungono minerali ne ho messa una. Ok, abbiamo ridotto il rischio di crepare. Vedo altra jade qua. Oro? Credo. Già, oro. E uno spawner. Trovato un bel po' di jade. Ottimo, ottimo. Anche là in alto. Evidentemente deve essere un buon minerale, perché non l'abbiamo mai trovato in superficie, l'abbiamo trovato solo qua sotto. Certo, il fatto che manchi la texture è abbastanza una rottura di balle. Altro.
l'oro anche. Vabbè, lo lascio lì. I diamanti però non ne abbiamo ancora trovati. Cioè, con i jade si può fare semplicemente le cose normali, però non so quanto siano buone, quindi ci toccherà sperimentare. Basta, direi che possiamo anche smettere di prendere il mithril. Abbiamo preso così tanto. Sì, però io devo tornare indietro. Sbaglio, sono diventati... No, sono ancora tre. Mi sembravano diventati quattro. Che qua di fianco ci deve essere uno spawner. Non è possibile, è un blocchetto d'oro da solo. Ah, a quanto pare. Strano. Di solito tipo sono in gruppi di 54. Eccolo qua. Sì, dovremmo averne abbastanza. Sì, certo. Body e cappellino. Basta, togli la roba da qua dentro. Dentro. Dentro anche questo e vediamo di vedere. Allora, meno 2, meno 2, meno 1. Ok, è abbastanza più protettiva. Senso, se non sbaglio, ce ne ha dati 2, 3, una roba del genere, quindi non è niente male. Allora, sono abbastanza incuriosito da questa sottospecie di cosa qua sotto, perché però non vedo diamanti. Beh, direi di andare giù a dare un'occhiata, no? Perché? Ah, ok, bug. Ok, possiamo scendere. Woo! Jade là in alto, oro, redstone. Redstone la prendo. Non ne ho veramente molta, cioè l'unica che ho l'ho presa dai tizi infuocati. Strategie per evitare di morire come un idiota sulla lava. Diamante, bella. Dopo anni che giochi a Minecraft, ormai c'è tipo la vista a raggi X, dici, camminiamo, diamanti. È una roba assurda. Ogni tanto mi accorgo che tipo vedo delle cose che... Ma come cazzo faccio a vederle? Là in fondo, diamanti? Yes, ancora. Buono, ce ne servono solo 9. Beh, solo. Ce ne servono 9, mettiamola così perché solo. E tutta la barite che possiamo trovare, perché tanto di diamante non farò, non credo che farò mai gli oggetti, perché sono meno potenti di quelli di barite, che sono quelli che abbiamo adesso. Infatti possiamo scavarle senza problemi. 3, 4. Oh. Redstone, controlliamo bene che non ce ne siano altri. Non ce ne sono altri, siamo a 4. Ok. E là in fondo ce ne sono. Quelli sono. No. Merda, mi sa che non è diamante. Ah, ce ne mancano solo 5. Cosa gli costa farcene spawnare 5 vicini? No, non sono diamanti. Merda. Merda, ancora uno di quei cosi là in fondo. Right. Solo uno. Quanto pare. Dove l'ho piazzato? Qua. Bravo idiota. Morti entrambi. Chi è che mi ha colpito? Chi è che mi ha colpito? Ok. Illuminiamo un po' la zona perché... Comunque è un'ottima zona in caso che ci mancasse il mithril, cosa veramente ormai senza senso, visto che ce l'abbiamo uno stack, preciso, e abbiamo 9 di barite, quindi in teoria potremmo farci la chestplate, che è quella che di solito dà più protezione.
E ok, basta, basta raccogliere mithril, non ne voglio vedere più per tutta la mia vita. No, in realtà, cioè, ce l'ho addosso, quindi è un po' difficile non vederlo. Proseguiamo da questo lato e vediamo dove ci porta. Al massimo possiamo risalire di sopra e tornare sulla strada principale. Non vedo nessun diamante in zona, quindi direi che qui è solo barite. Siamo a 10. Ok, torniamo sulla strada principale. Ora, come risaliamo? Oh, Barite, come ha fatto a farmela scappare? Addirittura tre blocchetti. Meglio di così. Quanto siamo? 13. No, non volevo riordinare il mio inventario, cioè anche il mio inventario, però. 13 e siamo oltre 64 di mithril. Ci servirà molto carbone per cuocere tutta sta roba, eh? Però vabbè, a casa ne abbiamo abbastanza, 40 tipo. Risaliamo e vediamo dove andare. Qua? Ho centrato. Perfetto. Andiamo di qui. Guarda che ti vedo, eh. C'è niente. Zombie. Nulla. Almeno non sembrerebbe. Forse della Jade. Già. Sembrerebbe di sì. Basta che non è mithril. No, è Jade. Posto. Là c'è uno spawner. E lì ci sono dei lupi mannari. Solo che non vedo se c'è. No, nient'altro. Allo spawner! Veloce, veloce, veloce! Merda, ne ha già spawnato uno. Veloce! Fatto. Vabbè, un po' di exp. Sempre meglio di niente, no? No, di qui non ci voglio proprio andare, eh. Perché i lupi mannari sono abbastanza tosti da far fuori. Se si trasformano. Altrimenti sono delle pippe assurde. Finito le torce. Per un po', siamo a posto. Da che parte? Di qua. Perché ce ne ho tre dietro quando all'inizio puntata erano due? Vabbè, si moltiplicano. No, non c'è nient'altro. Perché ho sprecato l'altra picca? Perché continua a dire perché? Beh. Qui dove c'erano i lupi mannari. Esattamente. E i topi. Muori. Anche tu. Però non voglio le tue pale di legno. Sinceramente. Me ne faccio proprio un cacchio. Un altro. Pala, pala, picca. Ok, li ho detti nell'ordine sbagliato, ma erano comunque quelli. Jade. Inutile Jade, credo. Un po' di ferro. Ogni tanto lo raccolgo. Allora, se mi butto giù di lì, recupero tutta la roba che ho buttato via. Ok, fiume di lava. Beh,
comunque abbiamo fatto una bella scorta, eh? Non vi sembra anche a voi? Ah, giusto, una cosa che non credo di avervi fatto mai vedere, almeno non mi pare. Facendo così noi possiamo scegliere di far trasformare i nostri tizi in qualunque cosa vogliamo. Almeno quasi tutti questi funzionano, non proprio tutti, eh. Un Wither Skeleton, uno Skeleton. Oh, una mucca. Un Blaze. Un Ocelot. Uno Squiddy. Un Villager. Un Wolf. Un pig zombie, una sheep, un ghast, lol, un creeper, un pig e un tiny you. Ok, ora che vi ho mostrato questo, ve l'ho mostrato. Non dite che non ve l'ho mai mostrato. Ok, da che parte si va? Non di qua, evidentemente. A posto. 2. Li sto trovando poche, eh? Cioè no, ne sto trovando tante, ma comunque intendo in pacchetti piccoli. Chi è l'idiota di voi che si è buttato nella lava? Complimenti. Non abbiamo più trovato chest. Ci avete fatto caso? Ne abbiamo trovata solo. Che rumore era? Che cazzo? Solo uno ne abbiamo trovato. Ok, siamo tornati sul percorso con i rail. Da notare che siamo sotto casa nostra. Siamo sotto casa nostra. Lol. Ottimo. Oh, parli del fatto che non trovi nessuna chest e ne trovi subito un'altra. Diamanti, ti prego. Coal, pane e melon seeds. Ah, vabbè, non mi lamento. Soprattutto perché abbiamo scoperto che arriva fino sotto casa nostra, sto coso. Quindi probabilmente risaliremo sopra. Esattamente sopra, così almeno non dovremmo più farci tutta la strada per raggiungerlo, ma tireremo semplicemente dritto. Ecco, così siamo dentro la piramide. Però la piramide è sospesa sopra l'acqua, quindi cioè sarebbe un po' un casino risalire. Neanche troppo, però sarebbe una rottura di scatole. Vai minecart, questo non mi serve. Basta. Aspetta, ti sfrutto minecart visto che sei qua. Ci butto dentro. No, i melon seed li voglio. Possono sempre essere utili. Questo finisce qui. Qua dietro invece c'è qualcos'altro. Merda, mi sa che è diventata notte. Dannazione, è diventata notte. Sì, ok, abbiamo capito, basta. Ma che cazzo? Questo dove cazzo spunta fuori? E soprattutto perché sto andando a fuoco? Non voglio morire. Ok, sta morendo, sta morendo. Piano piano. Il problema è che ci sto crepando anch'io. 3, 2, 1. Morto. Acqua, acqua! Ho rischiato in una maniera assurda. Cos'è che mi stavo cercando? Mi ha dato una Golden Apple. Che ovviamente mi mangerò subito. Visto che mi serve un po' di regeneration. Non so cosa fare perché, cioè, visto che ho rischiato così tanto, io direi di risalire, dato tutto quello che abbiamo.
Dai, decidiamo un punto e risaliamo. Se noi risalissimo qui non sarebbe male, però che cacchio è pieno di gravel. Oh, qui c'è un altro pezzo. Ci possiamo avvicinare a casa nostra. Ok. Libero. Scheletro. Libero. Muori. Inutile. Merda. Questa è strategia militare. Cacchio, ho sbagliato il punto. Sono sicuro che è tipo da queste parti. Era uno solo? Sembrerebbe. Già, uno solo. Allora, avevo visto qua in zona. No, ok. C'è un altro. Ah, è lì sotto, ecco dove che l'avevo vista. Basta, era l'ultimo. La vedo anche là in fondo, però cacchio, è lontana. Nient'altro. Zombie. Vabbè, zombie mi sbatto le balle. Sono abbastanza deboli. Quanto siamo? 21. Fatemi fare un rapido conto. 8 più 5 più 4 più 7. 8, 15, 20, 24. Merda. 21 su 24. Arriviamo a 24 poi torniamo indietro? Va bene, dai. No, a parte che a casa ne dovrei avere due, quindi me ne manca una. Non ci credo, me ne manca una. Sembra una salita. Una salita naturale. Ottimo. Cavolo. Non mi aspettavo. Una salita già fatta. Merda. Non mi fa un cazzo! Non mi fa un cazzo! Ah sì, davvero? Tu ti credi il più forte? Stai indietro, stai indietro. Non mi fa niente! Faccio in tempo a rigenerarmi! È epica questa armatura. Mi immagino già. Mi immagino solo quella di Barite. Del tipo che ti toccano e tu te ne sbatti altamente. Stai lontano. Come sfasciare il mouse? Parte seconda. Voi sapete benissimo qual è la parte prima. Mi ha droppato una spada? Non ne faccio niente. E una mela d'oro. Mela d'oro me la tengo. Sinistra o destra? Sinistra vedo probabilmente quella che è un'uscita. Cioè non abbiamo neanche bisogno di scavare, già. Sì, siamo verso l'esterno. Vediamo di controllare per bene tutti questi passaggi. Trovata! Yes. Possiamo anche uscire. Abbiamo trovato una super miniera, ragazzi. Siamo completamente a posto con i minerali. Del tipo che possiamo tornare qui quando vogliamo e recuperare tutti i minerali che ci servono. Possiamo trovare un'uscita, solo che così sarei in mezzo all'acqua. Mentre invece se io anziché scavare qui, scavassi qui. Andrei un po' dritto. Tipo fino a qua. Un po' di più, pizziamo una torcia, mangiamo prima di uscire perché potrebbe esserci più o meno qualunque roba. Perfetto. Purtroppo abbiamo trovato solo la metà dei diamanti che ci servivano. Ma vabbè, ci rifaremo. Eh no, uno lo dobbiamo anche usare. Vabbè, pazienza, pazienza. E voi direte, perché uno lo dobbiamo usare? Per fare il portale alla Twilight Forest serve un diamante.
Il portale è epico da fare, quindi quando ve lo faccio vedere, tipo, è spettacolare. Siamo arrivati. Ci abbiamo l'uscita direttamente nella piramide. Ta-da! È perfetto! È dannatamente perfetto! Miniera! Portale, miniera, direi che quello della Twilight Forest lo mettiamo qui di fianco. No, 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 no. Ah, ma questo qui non è quello pericoloso. Questa è una rottura di scatola perché ti manda a fuoco. Tuffo! Dobbiamo cuocere un bel po' di roba. Yes, sir. Allora.